Buon pomeriggio. Volevo commentare i dati aggiornati alle 17 di oggi in relazione alla diffusione dell'infezione da coronavirus nel territorio della provincia di Arezzo, perché i dati sulla provincia di Arezzo di oggi pomeriggio sono significativi e necessita un commento. I dati aggiornati alle 17 di oggi, quindi a qualche ora fa, danno sulla provincia di Arezzo 32 nuovi casi positivi. Il dato nudo e crudo potrebbe destare una preoccupazione. In effetti, questo numero di casi nasce da un numero di tamponi, di circa 1.000 tamponi. Sapete, ho già detto come in queste settimane si erano accumulate una serie di tamponi da processare e da esaminare. Questi tamponi sono stati processati, così come vi avevo anticipato, tra domenica e lunedì di Pasqua e quindi martedì mattina i risultati sono stati consegnati al Dipartimento di Prevenzione della sede di Arezzo, che quindi si è ritrovata a dover valutare circa 1.000 esiti di tamponi. Di questi 1.000, 32 sono risultati nuovi casi. Quindi il numero in rapporto al numero dei tamponi, quindi alla base da cui nascono, è intorno al 4%, 4,29-4,30. Una percentuale questa che non è molto diversa da quella delle altre settimane, soltanto che nelle altre settimane il numero dei tamponi era minore. Per esempio, il 28 marzo 2020 avevamo 817 tamponi esaminati e la percentuale era dell'11,6% di tamponi positivi. Adesso abbiamo una percentuale del 5%. Con questo cosa voglio dire? Che il numero dei nuovi casi è sicuramente aumentato in valore assoluto rispetto ai giorni precedenti, ma questo è dovuto al fatto che i tamponi effettuati nei giorni precedenti sono stati esaminati nel fine settimana di Pasqua. Se questi tamponi fossero stati esaminati nei giorni in cui i tamponi sono stati effettuati, il dato di oggi sarebbe stato più basso. Questo è il primo motivo di questo dato. Il secondo motivo di questo dato è che, grazie alla campagna che stiamo facendo sulle RSA del territorio, anche della provincia di Arezzo, abbiamo individuato precocemente, in alcune RSA in particolare, casi sintomatici o anche asintomatici che meritano un intervento sanitario. Questi ospiti delle RSA, per esempio nella RSA di Montevarchi, registriamo 5-6 nuovi casi nella giornata di oggi. Quindi questi piccoli nuclei di pazienti stanno venendo all'osservazione e questo è il secondo motivo per cui il numero dei casi di oggi è un numero che apparentemente desta preoccupazione. Io sono convinto che l'azione che stiamo facendo sulle RSA di individuare precocemente i soggetti colpiti e infettati da questo coronavirus sia lo strumento attraverso cui si riesce ad arginare l'infezione in queste comunità. Siamo intervenuti in prima persona su Bucine e Sarteano, stiamo intervenendo in prima persona come azienda unitaria sanitaria locale su Montevarchi e questo dà la garanzia che le cure adeguate siano fatte a queste persone. Resta un altro stock di tamponi che andranno a lavorazione. Sono già andati e stanno per essere messi in lavorazione, quindi mi aspetto un altro risultato abbastanza simile a questo nelle prossime ore, dopodiché mi auguro che la situazione tenderà ad essere rallentata.
Mi sembrava importante fare questa precisazione per evitare che il dato potesse essere commentato e distorto da professionisti e da persone che magari non hanno le competenze sanitarie per poterle esaminare. Buonasera.